Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per un breve tutorial. Allora, intanto sto registrando sabato il computer appena tornato. È stato in riparazione, ho avuto qualche problema, come vi avevo detto. E mi è appena tornato, sto ancora reinstallando tutto, infatti qua ho aperto Steam che sto ancora scaricando delle cose da Steam. Così. Allora, in questo tutorial vi mostro come estrarre un mezzo originale per trasformarlo in mod. Allora, è semplice. Vi serve Giants Editor, versione 7.0.5, che è la versione più aggiornata, quindi vi consiglio sempre di avere la versione aggiornata che è meglio. Allora, lo apriamo. Io me lo sono messo qua per comodità, se no sapete voi dove trovarlo. Questo qua lo tolgo che mi dà fastidio. Allora, ce l'avete così. Andate su File, New Mod from Game. Lui automaticamente vi estrae il mezzo default, facendo così. Questo qua è il metodo, diciamo, più semplice, è più indicato per chi ha le prime armi. Poi, volendo, si può fare manualmente, cioè per i più esperti si può fare anche manualmente. Però dico, per chi ha le prime armi consiglio questo metodo. Allora. Vi spiego un po' cosa vi dice qua. Item, praticamente è la. Dovete scegliere cosa volete estrarre, poi qua vi dice il nome, tutti i dettagli della cosa. Potete estrarre sia mezzi, attrezzi, qualsiasi cosa, mappe comprese. Infatti, vedete qua c'è map, sample mod map 1 e sample mod map 2. Sample mod map 1 è la Gold Crest Valley e sample mod map 2 è la Sosnoka. Quindi se volete ad esempio estrarre la Gold Crest, fate così, ok, e lui vi estrae la Gold Crest. Adesso non so, andiamo a estrarre un rimorchio, così vi faccio vedere anche in una volta sola come aumentare la capacità per chi volesse farlo, chi è interessato. Allora, è un po' giù perché ci sono prima i trattori, poi così. Più o meno in ordine come nello store. Andiamo a cercare. Ecco qui. Facciamo. Facciamo Yoskin Transpace. Allora, vedete qua, vi dice il nome, l'I3D, il percorso dove va a trovare il file I3D, cioè il modello 3D del rimorchio, e il tipo, storytem, che sarebbe mezzo. Allora. Facciamo, diamo la conferma, vi dice Working Directory. Vuol dire lui dove vi salverà, vi farà una cartella con questo nome in questo caso, Transpace 8000, che non va neanche bene perché ha questo trattino, quindi gli mettiamo il trattino basso, senza i due punti, ho schiacciato anche i due punti per sbaglio. Se lasciate il trattino quello normale, Farming non ve lo legge. Dovete sempre mettere trattino basso e neanche gli spazi, sempre trattino basso. Comunque dicevo, questo qua è il percorso dove ve lo andrà a salvare, quindi documenti MyFS17 Mods, che sarebbe dove c'è anche la cartella My Games. Se volete averlo nel desktop, andate qua, desktop o qualsiasi altro posto, cliccate qua. Non so, io ad esempio voglio farlo sul desktop. Facciamo così, selezione cartella, no, facciamo una cosa migliore perché magari me lo sparpaglio, facciamo così, nuova cartella, selezione cartella, ok, eccola qua, ve l'hai estratto. Adesso vabbè, io qua lo chiudo perché non devo modificare niente nell'I3D, questa la cancelliamo, vedete qua, nuova cartella. Adesso gli diamo il nome così, facciamo Josh. In Transpace 8000 tutorial, facciamo ok. Allora, e qua ce l'abbiamo estratto. Volendo potrebbe funzionare, dobbiamo guardare una cosa nel mod desk, quindi aprite il vostro mod desk, cioè questo qua. Ingrandiamo magari, mi dice Desk Version 32 è giusto, perché 17 lavora con questo desk version.
Author, mettete quello che volete, il vostro nome, potete mettere quello che volete, io metto senza arti magari, che c'ho due lettere contemporaneamente, io poi vedete qua abbiamo icon file name icon.png. Questo qua se lo lasciamo così adesso vi dà errore perché non la trova, perché vedete qua che non c'è. Io di solito uso l'immagine dello store, che sarebbe questa, store Joskins Transpace. Glielo faccio aprire con paint.net, se me lo... Dove cacchio è paint.net? Beh, adesso devo stare mezz'ora a cercare paint.net. Allora... Cioè paint.net... Alla ricerca di paint.net. Adesso... Sarà qua? No, non sarà neanche qua. Sarà qui allora? Sarà qui dentro? Dove sei? Dove cacchio me l'hai installato? Allora, facciamo così. Operazione. Muoviti! Sei serio? Vabbè, non me lo trovo. Niente, lasciamo stare per adesso. Comunque questa qua è l'immagine dello store. Se vogliamo aprirlo, non so con cosa ce lo farebbe aprire. No, niente che ne valga la pena. Comunque è un'immagine di DS. Stiamo perdendo solo tempo adesso. Allora, fate così, come io di solito faccio così, uso l'immagine dello store anche per quello. Questo qua, icon file name, è quello che vi compare quando voi, aprendo un salvataggio, andate ad attivare le mod, diciamo, l'iconcina che vi compare. Quindi facciamo rinomina copia, e qua incolliamo. E mettiamo appunto DDS, non PNG, perché è un DDS. DDS, non DS. Altra cosa importante. Andiamo giù. Anzi, magari vi... questo qua non serve. Vi mostro con un'altra mod. Anzi, visto... No, non ce l'ho neanche più qua. L'ho già cancellato. Facciamo così. Facciamo qua il mio Amazon qua, che avevo estratto io. Vedete qua. Abbiamo title e description. Queste, e anche multiplayer supported, queste qua dobbiamo mettere. Allora, dobbiamo mettere prima di tutto questi qua. Potete fare in due modi, o copiarli, è il metodo più veloce. In questo caso adesso vi faccio così, faccio vedere, lo copiamo così risparmiamo anche tempo, copia e incolla, e poi cambiamo questi qua con Joski. Tutorial, così ce lo scrivo, così vediamo anche. Facciamo così, copia e facciamo incolla per tutti. Qua la description sarebbe la descrizione della mod, ma se andiamo sul semplice, fate una descrizione più semplice di così. Cosa volete? Altra cosa, multiplayer supported true. Questo qua, senza questa stringa, il multiplayer non funziona. O comunque non funziona neanche se qua mettete false, deve essere per forza true. Quindi copiamo anche questo e mettiamolo qui, dai. Anzi, questo qua forse è meglio se lo mettiamo sopra qua. Sì, è meglio metterlo qua sopra questo. Come ho fatto di qua. Non so perché l'avevo messo sotto, ma è meglio metterlo sopra, title e description. Comunque questo qua, cioè se non c'è in multi non va, non ve lo lascia neanche caricare sul server senza di questo, eh. Quindi cioè, vi dice che il file è corrotto se non è presente questa stringa quando finisce il caricamento. Allora, fatto questo, salviamo, perché qui possiamo anche, abbiamo anche finito, anzi abbiamo finito qua. Chiudiamo, che tanto non serve. Non serve neanche qua.
Basta, adesso la mod funziona. Però se vogliamo modificare ad esempio la capacità, o anche modificare in generale questo rimorchio, qua trovate lo store data e le cose relative allo store. Ad esempio, daily upkeep è il costo giornaliero e price è il prezzo. Quindi volete aumentare o diminuire il prezzo o il costo giornaliero, lo fate da qui. Se volete aumentare la capacità, adesso vai a trovare un secondo dov'è. Dov'è? Dove sei? Vieni fuori. Magari su un orbo ce l'ho sotto il naso e non lo vedo, eh. Beh, ecco qua. Questo qua, fill unit. Questa qua è la capacità e tutto quanto. Unit, questo qua, fill type, category, bulk, non toccate. Capacity, 31.000. Voglio mettere 60.000? Facciamo 60.000. Quindi 60, poi 3 0. Facciamo salva. Andiamo in gioco a vedere se funziona. Andiamo. Però non so se ho abbastanza roba per riempire il rimorchio, sapete? Vabbè, proviamo lo stesso a riempirlo. Allora, adesso fate così, selezionate tutto, aggiungete un archivio, andiamo qua, cartella mod, io me lo sono messo qua, ho messo collegamento per comodità. Facciamo così. E così. Ok, a posto. Stavo facendo un fail, anzi ho fatto un mezzo fail. Ok, test mod. Vabbè, mi manca questo mod qua, fa niente. Deselezioniamo tutto, selezioniamo solo, dov'è, eccolo qua, Joskin Tutorial, vedete, ha preso questo nome, Joskin Tutorial. No, metto anche Drive Control perché senza non sono buono, eh. Senza non sono buono a giocare, anche nel server frame mi trovo male quando faccio senza Drive Control. Caricamento, caricamento, facciamo caricamento, aspettiamo, dai che ci mette anche poco, di solito. In teoria dovrebbe metterci poco visto che farming ce l'ho installato sull'SSD. Allora, compriamo un trattore. Ovviamente. Così. E che sono i ribaltabili? Vedete qua? Mod vi dice, eccolo qua. Vedete, vi dice anche 60.000 di capienza. Quindi vuol dire che anche la modifica ha funzionato. Compra, vedete che lo compra. Adesso qua non mi sono dimenticato di attivare la modalità sviluppatore, quindi non riusciamo a vedere che errori, ma non ne ha, perché funziona benissimo. Cioè, funziona benissimo. Vi garantisco che funziona facendo così perché ho già estratto tantissimi mezzi, quindi vi assicuro che funziona. Vedete che comunque si attacca e funziona tutto. Adesso proviamo ad andare a casa a riempirci con quel poco che abbiamo. Allora, andiamo di corsa a casa. Nostro 939. Sono ubriaco. E ci va un attimo perché ovviamente non faccio i 300 all'ora col fan, ma vabbè, già fai 60 che gli altri non ci arrivano. Quindi tagliamo così risparmiamo tempo. Se no vi viene tutorial lungo mezz'ora solo per provare la mod se funziona. Eccoci qua. Vedete, sì, non ho praticamente niente nei silos. Così comunque vedete che si riempie. Tenete d'occhio percentuale. Vedete, quando siamo arrivati sui 6.000 litri era al 10%, quindi vuol dire che, diciamo, vedete, 12.000 litri, 20%. Direi che combacia. Vediamo anche lo scaricamento, se va bene, ma sì. Massimo ci metterà un po' di più perché ovviamente se avete
abbiamo in questo caso praticamente raddoppiato la capacità, quindi raddoppiando la capacità ci metterà il doppio del tempo a scaricare, perché la velocità di scarico è uguale. Niente, direi che per questo tutorial è tutto. Se voi volete altri tutorial su altre cose, ad esempio l'IC, che è rimasta la stessa cosa del 15, però per chi non ha visto il tutorial del 15, o comunque è da cambiare solo lo script rispetto al 15, per chi volesse vedere anche quel tutorial, posso farlo. Voi ditemi nei commenti, volete un tutorial su qualcosa, io lo faccio. Basta che ovviamente non siano cose banalissime, tipo cambiare le ruote, perché cambiare le ruote ci sono già 300.000 tutorial, anche per fare il dirt ce ne sono. Uno su tutti, mi ricordo, quello di Gaming Evolved, mi sembra. Sì, se non ricordo male, sì. E così, comunque, non robe, cose proprio banalissime, però cose utili, sì. Che altro tutorial ve lo faccio, così volete personalizzarvi qualcosa per voi, potete farlo. Io vi ricordo sempre che quando modificate una mod, cioè se modificate una mod di un altro modder, tenetevela per voi. Se volete darla in giro, prima chiedete al modder. Se volete darla in giro o addirittura pubblicarla, prima chiedete permesso al modder. Perché ci perdete 5 minuti, però si evitano casini col modder, si evitano casini. Che poi smettono tutti di pubblicare, poi ci lamentiamo che non ci sono mod fatte bene. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!